Buonasera mister. Buonasera a voi. Scivolone in casa delle tre bisacce, avete trovato una squadra insomma che chiaramente avrà utilizzato il coltello fra i denti, chiedo. Ah, è normale che sia così, anche se diciamo i primi due gol ce li siamo fatti da soli, nel senso non siamo arrivati nel pieno della concentrazione. Dopo aver preso due schiaffi abbiamo cominciato a giocare, abbiamo cercato di recuperarla, però con una squadra che poi si arrocca tutta dietro non diventa facile, non è facile. Certo, vabbè, c'è il rammarico, dell'approccio soprattutto. L'approccio doveva essere a nostro favore perché trovavamo una squadra comunque bisognosa di punti e quindi più nervosa di noi doveva essere. Sono stati più bravi nell'approccio e da lì si è delineato tutta la gara, anche se il secondo tempo abbiamo fatto ad una porta, però il risultato finale è quello che conta. Sì, il primo tempo proprio avete steccato, dove avete subito i gol di Galantucci e Alassani, poi Leto ha riaperto sul calcio di rigore, c'è stato tempo anche per agguantare il pari. Abbiamo avuto tutto il tempo, logicamente con le varie interruzioni poi si finisce per giocare 10 minuti il secondo tempo, però è normale, questo è il calcio che c'è attualmente, quindi sono stati più bravi di noi da questo punto di vista. Potevamo essere più concentrati all'inizio, sicuramente sarebbe stata un'altra partita, perché trovarti doppio svantaggio dopo penso un quarto d'ora, 20 minuti, non lo so, e quindi ti va un pochettino a stravolgere il tutto. Ci aggiungiamo qualche assenza importante, e 2 più 2 fa 4, però resta il rammarico perché mi avviso una partita abbordabilissima. Vincenzo. Buonasera mister. Buonasera Vincenzo. Buonasera. Direi che però ancora cioè è tutto da giocarsi, è vero che sono 10 punti di vantaggio, di questo stacco della regola 10 punti, però insomma voglio dire l'Isola se la giocherà fino all'ultimo, penso io. No vabbè, ma ci sta perdere anche tre bisacci, no? Dico. No, soprattutto dico perché ci troveremo squadre assetate di punti e non sarà facile più giocare da nessuna parte, questo è poco ma sicuro. Però ma tu sei arrabbiato perché l'approccio della tua squadra è stato No, sono arrabbiato perché vedendo il secondo tempo ho tanto rammarico per l'esito della partita, questo per il risultato. Tanto rammarico, il discorso è che non abbiamo iniziato a giocare con la stessa personalità sullo 0-0. Questo mi dà noia, perché non so da che può venire la partita, la paura di giocare la palla già dall'inizio, perché dopo che prendi gli schiaffi forse ti senti un pochettino più tranquillo, tanto sto perdendo, posso fare soltanto meglio, e questo è un discorso che ci fa un pochettino riflettere, perché a livello caratteriale siamo mancati da questo punto di vista, secondo me, né contrasti né paura o meno, però la paura di giocare a mio avviso è stata palese all'inizio soprattutto. Quindi il rammarico è non aver giocato tutti e due i tempi. Prossima settimana ospiterete la Bolinese, che è un altro, immagino sarà un altro osso duro. Sì, sarà un altro osso duro perché stiamo vedendo partite facili, non ce ne sono, ho già vinto con lo Scalea, domenica ha pareggiato a 3 bisacci, e sono partite toste, troveremo squadra sbarazzina, ben allenata, è una squadra che è abituata a soffrire, quindi venderà cara la pelle, già come abbiamo sofferto in casa con il Bocare, dove non trovavamo spazio o meno, immagino una partita sporca anche questa, dobbiamo avere la pazienza e la lucidità di... Possono cominciare a fare la differenza le motivazioni in queste gare, valso per il Trebisacci come per la Bolinese chiaramente. Ma non credo, perché motivazioni ne abbiamo tante anche noi, perché altrimenti il campionato nostro raggiunto a cuore salvezza lo buttiamo alle ortiche. Non è questo, lungi da me un pensiero del genere, penso che non ci sia un pensiero del genere neanche nello spogliatoio. Io questo dicevo, magari i ragazzi si possono adagiare, nel senso no, le motivazioni, io penso che chi sta per vincere il campionato, chi sta lottando per i playoff, chi sta lottando per una salvezza, le motivazioni sono uguali. Sì. È logico che retrocedere è un po' morire. È chiaro.
Vabbè, tu ne sai qualcosa. Sì, no. Dal punto di vista, quindi però è normale che non devono mancare le quando di ritorno, e se cominciamo a parlare di motivazioni vuol dire che non capiamo neanche il senso del calcio. Certo, quindi, è chiaro. Questo. Vincenzo, vuoi aggiungere altro? Salutiamo il mister. No, volevo dire, Renato, se lui ha analizzato il fatto che insomma delle squadre di testa è una delle squadre che ha preso più gol, ha preso 22 gol delle squadre che sono sopra una. Cioè, ti sei spiegato un po' questo motivo? Sì, mi sto spiegando perché siamo in continua emergenza dietro. Sto giocando spesso con gente adattata perché di ruolo solo l'esterno centrale, poi se metto che dall'inizio abbiamo adattato a Sisi e sono d'accordo, ora venendo a mancare a Sisi uno, poi ho dovuto adattare Ribecco, ho dovuto adattare un Under che è un terzino anche alla Metz, quindi sono due partite col Bocale lo stesso, poi con il centrale anche oggi abbiamo dovuto poi cambiare, normale, però questo alla lunga pesa lo so, me ne rendo conto perché non avendo mai una formazione o meno a disposizione c'è poco da, però ti manca in difesa settimanalmente, in questo senso ti manca in difesa, mancava Marano. Non parlo di no, dico ti manca un vero e proprio Renato Mancini in difesa, eh? Vabbè, per vincere forse no. Hai capito? No. Come giocatore. Sì, come caratteristica. Sì, lo sta ricoprendo bene, però logico che avendo assistito mi garantisce una certa spinta, questo sì. Però è questo, non piangevo ieri, non piango. No, sto dicendo, ho risposto alla tua sì, domanda. Sì, sì. Sul fatto, ma no, si analizza un po', ecco, per capire, ecco, che cosa sarebbe stato magari al momento il campionato di questa squadra se avesse avuto nel suo arco qualche freccia che tu giustamente non hai avuto nei momenti di difficoltà, ecco. È un peccato, resta rammarico, questi sono appunto mi avviso che rimpiangeremo più avanti perché non era una partita da perdere, secondo me, quella di oggi, se avessimo logicamente approcciato in maniera diversa, però è questo il calcio, la bellezza è anche questa.